Come si fa ad affilare una becca che si è spuntata? Bisogna togliere parecchio materiale per mantenere l'angolo di incisione. Ora vi faccio vedere. Ok, mettiamo a confronto questa, che è una lama nuova, praticamente, con questa, che invece è una lama tutt'altro che nuova. È piuttosto usata e la uso fondamentalmente per fare dry tooling, non la filo mai. Il fatto è che se noi asportiamo materiale facendo una punta in questo modo, non manteniamo l'angolazione, che è questa qua. Per esempio, su questa lama abbiamo un'angolazione che è molto diversa da quella originale, che l'originale guarda in giù, e invece questa è affilata per non perdere troppa lunghezza, e l'angolo qui è quasi a 90 gradi. Questa picca non va bene, purtroppo bisogna limare anche questa parte qua sopra, in modo da avere nuovamente una punta affilata che va all'ingiù. Io adesso metto la lama della piccozza in morsa, questa è già affilata, e poi con dei colpi di lima, cercando di mantenere l'inclinazione, comincio ad asportare il materiale prima da una parte e poi dall'altra. Devo impugnare la lima con due mani e tenerla ben ferma mantenendo l'angolazione. Se la lama della becca ormai si è accorciata parecchio, noi questo dente lo dobbiamo fare sparire. È ovvio che la lama si accorcerà. Ed è per questo che vendono le lame di ricambio. Questo dente comunque deve sparire perché questa parte deve essere appuntita e puntare leggermente in giù, in modo che si conficchi nel ghiaccio o nella terra ghiacciata. Purtroppo le cose si usano e si consumano, e quando una lama è troppo corta non possiamo permetterci di continuare ad utilizzarla perché si conficca troppo poco e poi negli agganci non è abbastanza incurvata verso il basso. Quindi la lama a un certo punto dovrò accorciargli un dente e trasformarla in questa cosa. Questa è una lama, diciamo, completamente lavorata, usata però ripristinata, e guardate quanto è accorciata di più di una lama che invece è appena acquistata e originale. Siamo al limite, eh. Potrebbe quasi essere una lama da cestinare questa. Ancora magari un giro lo si fa e poi dopo si decide. Infatti, in alcuni modelli di lame hanno introdotto un segnale che ci indica che oltre averla consumata oltre quella linea, bisogna prestarci attenzione, potrebbe essere pericoloso. Io sono Carlo Alberto Montorsi, membro delle guide alpine White and Blue Mountain Guides, e se volete fare un corso di cascata di ghiaccio con noi, il link è in descrizione.